in diretta dal convegno New Insurance Day con la dottoressa Pizzini, che ringrazio per essere qui con noi, dottoressa di The Flow. Dottoressa Pizzini, allora abbiamo parlato, si è parlato ampiamente di Big Data, io voglio porle una domanda proprio su questo tema così delicato e di grande attualità. Come si sta evolvendo l'utilizzo dei Big Data nel mercato assicurativo, facendo anche magari una distinzione nell'utilizzo di questi importanti e delicati dati sia in Italia, in Europa e negli Stati Uniti, se ci sono delle differenze? Fondamentalmente è una questione di quanti dati vengono raccolti oggi. Sicuramente l'Italia è il dato che in linea di principio dovrebbe avere più dati, perché ha una penetrazione telematica quasi al 20%, ma i dati vengono ancora utilizzati in misura limitata, volti soprattutto alla gestione del sinistro e all'antifrode. In tutti gli altri mercati, in particolare in America, questi dati, pur raccolti in maniera meno importante, perché la penetrazione telematica si parla di un 2-3%, anche se con ambizioni di crescita importante, vengono raccolti ed utilizzati per immaginare di creare dei servizi che possano consentire di creare un rapporto relazionale e non transazionale con il cliente. Quindi utilizzare i dati per capire quali sono le abitudini e lo stile di vita del nostro cliente, per cominciare a costruire tutta una serie di servizi che possono essere utilizzati dal cliente e creare quella fidelizzazione che è un po' quello che tutte le compagnie stanno cercando di avere. A proposito di mobilità connessa, quali implicazioni avrà la mobilità connessa con riferimento al mercato assicurativo? Sicuramente pone una problematica di piattaforme agnostiche che siano in grado di raccogliere dati da una molteplicità di sensori. Oggi la telematica viene un po' paragonata a installo delle box, ricevo i dati dalle box e con questo avrò i dati che mi servono per poter creare dei servizi al cliente. Con l'evoluzione esponenziale che anche il dottor Cotroneo faceva presente, di sensori che raccolgono dati e di macchine che saranno la base di raccolta dati nel prossimo futuro, riteniamo che sarà fondamentale che ci siano delle partner e le compagnie si dotino di piattaforme agnostiche che consentano di raccogliere dati da qualunque tipo di sensore, che potrebbe essere dallo smartphone alla macchina a delle box, OBD, e chissà cosa verrà nel prossimo futuro, perché l'avanzamento tecnologico è molto veloce, e che quindi dashcam, quindi anche immagini video, che possano consentire di raccogliere tutti questi dati, raffinarli e dai dati creare delle informazioni che possano essere utili a tutti i comparti aziendali, quindi non solo i sinistri ma anche il marketing e quindi tutte le parti della compagnia che possono essere coinvolte.